Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Hernandez. Ma sì, lo portiamo, piuttosto che farlo andare a casa, sta con noi. No? Sta con noi. Sì, vai. Allora, ci vuole lo stesso Palermo delle ultime due partite, questo anche parla di turno, ma il contorno sarà diverso. Questo è, dovrebbe essere una forza in più per la squadra, no? Non ho capito cosa. Oh, sta a sentire a me. Non mi incazzo con lei, cazzo con lui. Non ho capito, scusami. Sì, ma non devi parlare quando parlo io, come lo devo dire? No, non parlo con lei, parlo con lui, stai capendo lui. Non pensavo che. No, lui o ti spezza a te, sta buono. Mi vedo concentrare al punto. Bravo, hai capito subito la scena. Dicevo, rispetto a 15 giorni fa il contorno sarà diverso, questo quanto può contare per una squadra? Se tu pensi che il contorno è diverso perché abbiamo fatto due partite che sono andate in un certo modo, è normale che i giocatori, meno male che sia capitato questo, no? Meno male, è normale che la partita che dobbiamo disputare è completamente diversa, ma non solo per il contorno che c'è, ma per la pesantezza, è quello che ci si può prospettare dopo, per l'importanza della partita, è completamente diversa dalle altre. Quello che è stato fatto, come ho sempre detto, ormai gli archivi ed è una statistica, ma quello che conta è quello che dobbiamo fare. Io credo che questa settimana è una settimana dove i ragazzi mi hanno fatto capire tante cose e io cercavo di fargli capire qualcosa a loro. A noi ci deve accompagnare il dubbio, questa parola che sembra una parola messa lì a caso, ma è una parola troppo importante per noi. Il dubbio di sapere da dove arriviamo, di cosa abbiamo fatto, ma soprattutto di quello che dobbiamo fare, e questo è il dubbio. Noi di certezze dobbiamo aver poche. La certezza è dopo il 95esimo minuto. Parlare prima, secondo me, è da stupidi, quello che sarà, di quello che non sarà. Ma se noi siamo accompagnati da questa parola, il dubbio, credo che sicuramente farà una grande partita. Anche la partita con la Sampdoria, ho sentito le sue dichiarazioni, ha detto: voglio vedere martedì la ripresa della preparazione negli occhi dei giocatori. Cosa ha visto negli occhi dei suoi giocatori durante la settimana? Beh, c'è uno azzurro, uno marrone, uno verde, e questo. No, sicuramente sono quelle cose che io a cui credo. Ma non c'era solo martedì, da martedì inizierà una settimana importante, ma soprattutto quello di vedere gli occhi adesso, cioè quello di capire che più si avvicina l'evento, l'impegno, e più li vedi veramente ognuno di loro dentro cosa può avere. E se io devo guardare la mente stamattina, sicuramente capisco che c'è una tensione, ma che mi auguro sia quella positiva. Sentono questa pressione, ma che è positiva, il fatto di sentire, di percepire che intorno a loro si sta creando, per questo piccolo campionato che ci porta fino alla fine, qualcosa che nessuno poteva immaginare prima. Io parlo da giocatore, sicuramente ho visto dei ragazzi consapevoli, poi la partita è tutta un'altra storia, però loro sanno che domani, e lo dico qui e lo ripeto anche dopo la partita di domani, non sono i palermitani che devono spingerci, ma siamo noi dal campo a farci spingere dove vogliamo arrivare, solo noi. Il palermitano ha fatto già fin troppo finora, e se continuano ad avere questa gran voglia di stare vicino alla squadra, ai ragazzi, è proprio perché sanno che è stato un anno un po' particolare, ma sanno che potrebbe capitare un qualcosa di importante. Nel corso del proseguo del campionato, diceva Giulio che stai curando anche i ragazzi che hai trovato nuovi, questi che sono arrivati a gennaio. Indubbiamente, dico, pensi che nell'arco di questo tempo anche loro
qualcuno di loro possa essere poi utile per la causa del Palermo. Qui siamo, domani siamo in 24, uno andrà in tribuna, ma sicuramente io da quando sono arrivato ho detto, conosco meno bene alcuni, però il compito dell'allenatore è quello di poter dare a tutti in modo equo, e credo che durante gli allenamenti questo si nota, si vede, anche per la voglia di dare. Poi dopo i normali in campo vanno 11, le scelte che io faccio e farò sono sempre imperniate soprattutto per il gruppo. Quando sei arrivato, il Palermo, diciamo, era ammantato dalla tristezza, dalla depressione, dal fatalismo. Domani ci sono, nelle previsioni, 30.000 persone al Barbera. Ti pare già questo un successo, o almeno un successo sul quale costruire un successo più grande? Io mi sento emozionato, se tu mi dici 30.000 persone che non ho mai viste. E come posso essere emozionato io? Penso che lo potranno essere anche i ragazzi, perché quest'anno sicuramente non si è mai, se non all'inizio, forse per la novità di vedere all'opera la nuova stagione, ma durante l'anno credo che non sia mai stato un movimento di massa così. Credo che loro hanno avuto sicuramente i meriti di riaccendere quella luce che si era un po' offuscata, spenta nell'ambiente. I ragazzi sono stati gli artefici sicuramente, e hanno subito trovato nella gente di Palermo subito quella ventata per far di nuovo riprendere questa fiamma, no? Questa fiammella. Però adesso è difficile, noi non dobbiamo dire sì, adesso abbiamo preso una strada, sicuramente faremo, sicuramente sarà. Noi abbiamo una sola cosa da fare, aspettare domani, ore 12.30, e sapere che domani è la partita, come è stato per la Sampdoria, come è stato per la Roma, come è stata per il Milan. La partita più bella, la partita più difficile è quella che verrà, in questo momento il Bologna. Salve mister, siete in lotta con Genoa e Siena, partite di vincere alla pari o secondo lei c'è una squadra che ha un pizzico di vantaggio in più? Il Siena ha un pizzico di vantaggio per gli scontri diretti, e poi io credo che, come ho detto prima, quella parola dubbio, se noi camminiamo, se noi facciamo il nostro percorso sapendo che per avere delle certezze bisogna avere dubbio, paura, perché la parola certezza, noi siamo questi, noi siamo quelli, a volte ti toglie delle energie, a volte ti fa sentire quello che non sei. E siccome il Palermo non è che all'improvviso si è diventato uno squadrone, una squadra che può. Il Palermo è una squadra di operai umili che ha trovato forse quel modo di interpretare l'allenamento, la partita, la settimana che si avvicina alla gara in un certo modo, e ha fatto sì che invece di essere tantissimi giocatori c'è un giocatore solo. E questo è il Palermo in questo momento. Però da qui a dire che il Palermo adesso è tutto semplice, tutto facile, sembra degli stupidi. Io sarei uno stupido. Io dico sempre che il Palermo ha le stesse qualità, gli stessi difetti di prima, ma è cambiato forse nella consapevolezza di dire o facciamo la guerra tutti insieme, allora possiamo battere con chiunque, o altrimenti siete destinati a morire. E credo che questo sia il messaggio più importante che questi ragazzi hanno saputo dare. Lottiamo tutti insieme, e se possiamo lottare poi insieme a tanta gente che viene allo stadio, meglio ancora.